Eccoci, siamo live. Buonasera a tutti. Stasera abbiamo con noi Elisabetta Trenta, professoressa universitaria e già ministro della difesa durante il governo Conte 1. Buonasera Elisabetta, grazie di essere con Buonasera. noi stasera. Parliamo di un tema estremamente caldo, che tra l'altro è un tema che per certi versi è anche intersecato la storia recente del governo. È il tema della sicurezza nazionale dal punto di vista della trasformazione digitale e dell'innovazione. Parliamo quindi del dominio cibernetico, questo quinto dominio dopo quelli tradizionali, no? Dopo l'aria, anzi, prima dell'aria, la terra, il mare, l'aria e lo spazio, quindi il quinto dominio, quello dell'immateriale, quello appunto caratterizzato dalla tecnologia dell'informazione, che però ormai è da anni che sta acquisendo un'importanza sempre crescente, sia dal punto di vista appunto della difesa nazionale, sia anche dal punto di vista del posizionamento geopolitico del paese, quindi in un certo senso su un livello che trascende un po' la difesa pura e semplice. E non dico che insomma, arriviamo all'offesa del dominio cibernetico, ma comunque c'è un tema di strategia e di tappa. Peraltro, oltre a questo, in questi mesi si sta completando il perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, quindi un insieme di quattro DPCM, di cui poi parleremo, che recependo anche la norma europea, disegnano quali sono i ruoli degli attori coinvolti, quali sono le procedure, quali sono i meccanismi, appunto, sulla base poi della tutela degli asset informativi nazionali. È un tema molto, 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 molto vasto e io inizierei con una domanda. Di cosa parliamo quando parliamo di sicurezza nazionale? Allora, il tema di questa sera, intanto buonasera a tutti e Buonasera. grazie Roberto, grazie Utopian per avermi invitata a parlare di un tema che credo che sia veramente il tema della sicurezza nazionale, no? Perché io intendo per sicurezza nazionale quella che nasce dall'Unione. Di vari ambiti, la sicurezza sanitaria è la prima che ci viene in mente in questo momento, la sicurezza ambientale, la sicurezza energetica, la sicurezza che è connessa a tutti gli aspetti di quello che è l'interesse nazionale. Ora, se l'Italia avesse intanto individuato un interesse nazionale, cosa che un interesse strategico, cosa che ancora non abbiamo fatto con compiutezza. E se avessimo anche in questo momento una strategia di difesa e di sicurezza nazionale, cosa auspicabilissima e che ci porrebbe veramente, oggi se l'avessimo avuta, sicuramente racconteremmo un'altra storia sul Covid. Ecco, se noi avessimo al centro questa strategia, al centro di questa strategia ci sarebbe il tema di cui parliamo stasera, e cioè quello della difesa cibernetica del paese. Non dimentichiamoci che uno degli attacchi principali che ci sono stati alla sicurezza del paese durante la crisi sanitaria, che è diventata anche una crisi economica, è stato proprio l'attacco cyber nei confronti delle infrastrutture sanitarie. Abbiamo avuto anche in Inghilterra il primo morto per un attacco cyber. Quindi la cyber, hai detto prima. Gli attacchi cyber sono degli attacchi che avvengono in un mondo che non è reale. In realtà questi attacchi diventano molto reali e possono diventare anche elementi di una guerra vera e propria che avviene nel dominio cibernetico. Quindi credo che in questo periodo ci sia stato un grande sforzo, devo dire, il governo di cui ho fatto parte, il Conte 1. È stato il momento in cui c'è stato uno slancio di attenzione nei confronti della cybersicurezza, che è continuato anche col Conte 2,
Adesso ci sono ancora delle cose da fare, spero che non si interrompa il percorso. Ovviamente c'è stato un piccolo blocco iniziale dovuto chiaramente ai cambiamenti, ma spero che si vada avanti perché veramente questo è il nostro futuro. Noi abbiamo una dimensione che, se vogliamo, possiamo chiamare una dimensione di difesa. E di sicurezza. Abbiamo una dimensione di tipo economico, abbiamo una dimensione che ha più a che fare con la vita delle persone e con la società. All'intersezione di tutte queste dimensioni che rappresentano la nostra società, la nostra economia, ci sono delle infrastrutture che sono le infrastrutture su cui si regge il nostro paese. Parliamo di energia, parliamo di comunicazione. Parliamo di trasporti, di finanza, di rete idriche, parliamo di tutto quello su cui si basa il governo. Ecco, tutto questo è al centro della sicurezza nazionale e in tutto questo oggi la dimensione cyber è veramente importante e non può essere tralasciata. Tanto che, questo probabilmente lo avrete sentito, noi abbiamo sempre avuto un problema come paese, no? Nel giustificare alla NATO un 2% del PIL sulle spese militari. E io ho proposto alla NATO, per la verità c'era anche il Portogallo che stava andando nella stessa direzione, di inserire nell'ambito di questo 2% anche le spese di tipo civile, però quella sorta di protezione che il paese si crea nel dominio cibernetico. Perché i punti di accesso a una rete sono tantissimi. Veramente si può entrare da qualsiasi parte. Di solito si entra dai computer dell'ultimo funzionario che ha fatto qualche errore e poi si resta lì dormienti, l'attaccante resta lì, dorme, aspetta e piano piano compie la sua opera. Quindi difendere il paese dal punto di vista civile, secondo me, insomma, è vero, corrisponde anche a contribuire a difenderlo dal punto di vista militare, perché quella cyber è un elemento importantissimo della resilienza nazionale, una resilienza che deve essere assicurata a livello di paese, e solo se il paese diventa resiliente anche la NATO. Quindi tutto quello che noi spendiamo in termini di difesa cyber nei confronti anche dell'apparato civile è utile per assicurare la resilienza dell'Italia anche nell'ambito dell'alleanza. Quindi credo che questo sia un percorso che sia necessario portare avanti. Prego, Non scusami. so se sì, volevo aggiungere che in questo dominio cyber noi abbiamo degli attori davanti a noi, che sono i più disparati, no? Abbiamo dei terroristi, abbiamo i criminali, abbiamo quelli che vengono chiamati activist, cioè gli hacker che diciamo agiscono per una finalità ideologica. Per esempio, nel periodo del Covid, tantissimi hanno compiuto attività di tipo di disinformazione. Proprio per motivi ideologici. C'è stata tutta la questione del complottismo, quindi tante attività svolte in questo senso. Abbiamo gli attori non statali che possono essere di qualsiasi tipo. Possiamo avere anche dei dipendenti di un'azienda infedeli, che vogliano in qualche modo Beh, è lottare contro l'azienda. successo di recente, no? Eh sì, Beh, abbiamo certo. anche un'esperienza, insomma, molto vicina al settore della difesa e di una grande azienda della difesa italiana, che non mi piace neanche dire, però insomma, sono cose che succedono. Quindi gli attori nel cyber sono tantissimi, e gli strumenti sono tantissimi, dal semplice crimine al terrorismo, alla guerra, vera e propria guerra, alla guerra per procura. Perché un attore non statale di un altro paese può compiere, passando da un server di un altro paese, delle azioni in un paese terzo, per procurare una guerra tra i due paesi principali A e B.
Abbiamo azioni vere e proprie di spionaggio, di esfiltrazione di dati, abbiamo azioni di esfiltrazione di dati di tipo economico, quindi per arrivare a fare attacchi di tipo economico e finanziario. Insomma, è veramente un panorama enorme, nel quale noi nuotiamo ogni giorno e non ci rendiamo conto che anche delle azioni molto piccole che noi compiamo possono invece portare dei danni enormi per il paese. Quindi ben venga questo sforzo che si sta facendo e spero che l'Italia, insomma, e che anche questo nuovo governo riprenda subito in mano la situazione perché si vada avanti a compimento delle azioni iniziate. Io tornerei un attimo su quell'insight che ci hai dato a proposito delle spese militari italiane per la NATO. Mi sembra molto, molto interessante l'appunto che facevi, cioè il fatto che per quanto riguarda la cyber security, siccome gli attori sono tutti interconnessi, non riusciamo a separare bene appunto quello che è il mondo militare dal mondo civile, e poi anche la norma. Un po', no? Il quadro normativo sia a livello europeo come la direttiva NIS, sia poi i recepimenti italiani disegnano un intreccio di attori, appunto, no? Quindi quando si parla, ad esempio, degli operatori di servizi essenziali, non si parla soltanto di attori dell'ambito della difesa, ma si parla anche di attori che svolgono servizi che sono critici per il paese, come un ospedale, ad esempio, un ospedale civile, oppure come appunto. Come dicevi, soggetti che sono parte del mondo delle infrastrutture, che sono sicuramente appunto parte del mondo civile, non soltanto della difesa. Quindi tu hai avuto probabilmente, quando appunto nel 2019, se non erro, il tuo incontro sul tema, e hai avuto probabilmente anche uno sguardo innovativo su questa questione. Che da quello che mi risulta, insomma, non è stato poi ancora, diciamo, non era fatto tesoro, se vogliamo, ma Diciamo che la insomma. speranza è l'ultima a morire. È vero che io ho un concetto, ho portato avanti un concetto di difesa e sicurezza che ritengo non possano mai, ormai nel mondo di oggi, in un mondo dove se andiamo a vedere le minacce che troviamo davanti a noi, si parla di minaccia ibrida, di minaccia non definibile, è così interconnesso che è difficile separare anche tutte le competenze. Basta guardare quanto è stato, no? Oggi necessario in termini di l'intervento della difesa nella gestione del Covid, eppure la difesa si occupa di difesa e deve occuparsi di difesa, perché ricordiamoci che quando ci fu il terremoto a Reggio Calabria, agli inizi del Novecento, proprio in un momento di massima emergenza, l'Austria stava preparando i piani d'attacco all'Italia. Quindi la difesa deve restare difesa e deve continuare a fare il suo compito, però in alcuni momenti è necessario un apporto sul settore sicurezza. D'altra parte avviene anche il contrario. In più, il fatto che attraverso un attacco cyber oggi sarebbe possibile avere un numero di morti superiore a quello di un attacco armato, questo ci porta a dire che dobbiamo ragionare un po' nella stessa maniera. Sono preoccupata anche dal fatto che in alcuni paesi si parla già di risposta nucleare ad un attacco di tipo cibernetico, no? Questo è un tema su cui negli Stati Uniti si ragiona. Io spero che, insomma, da noi non arriviamo a questo punto di protezione. Anche perché la migliore, nel mondo cyber vince chi si difende. E la difesa da un attacco cyber non può essere un attacco nucleare, no? Questo è chiaro. Bisogna difendersi sapendo che l'altro, qualsiasi spesa noi siamo disponibili a fare, ci può essere qualcuno che è disponibile a spendere più di noi. E quindi non può mai cessare l'opera di perimetrare, no? Quelle che sono le aziende da tutelare, il perimetro più importante a livello strategico, il settore pubblico, il settore privato, per mettere le sentinelle. Sappiamo benissimo che in guerra, per esempio, sul confine potevamo mettere sentinelle ogni metro, oppure le puoi mettere ogni chilometro o ogni 10 chilometri.
È una scelta, dipende dal numero di uomini che hai, dal numero di cannoni. La stessa cosa nel mondo cyber. Quanto può essere largo il nostro perimetro? Di quali aziende ci occupiamo? Perché adesso il tema di questa sera è anche parlare del perimetro cyber. Un perimetro cyber più esteso o meno esteso? Perché poi io posso pensare che sia un'azienda strategica quella che si occupa, che ne so, in Italia Leonardo. Però abbiamo visto che nel periodo del Covid l'azienda strategica, il motivo per cui l'Italia stava per andare a fondo è perché non avevamo mascherine. E quindi pensano quanto è difficile in questo momento scegliere anche quali siano veramente le aziende strategiche. Io credo che tutto sia collegato un po' a questa mancanza in Italia, che veramente a cui spero che prima o poi si riesca a supplire, di una mancanza di una strategia di difesa nazionale che sia basata su una individuazione vera di quello che è l'interesse nazionale. Perché poi essere strategico che significa? In Italia purtroppo significa che ogni governo decide qualcosa diversa dall'altra. I grandi paesi come gli Stati Uniti, se gli interessi strategici sono sempre gli stessi. Ecco, questo è un nostro punto di debolezza, però insomma sono positiva, credo che si stiano facendo dei grossi passi avanti, siamo costretti, se non li facciamo siamo persi, quindi va bene così, anzi gli altri adesso ci stanno guardando, insomma, quindi l'Italia qualche volta diventa anche un modello. Infatti, prima di dare qualche dato, di parlare di numeri, vorrei farti un po' una domanda provocatoria. Tu ritieni che noi, un po' nell'architettura europea della difesa cibernetica, come paese siamo posizionati bene? Vi spiego. Non abbiamo in casa nessuna agenzia, nessuna delle due principali agenzie europea, appunto, che si occupano di cyber security, NISA, Atene e a Creta, e poi c'è il centro di competenze europeo, no? CCC, no? European Cyber Security Competence Center, che da poco è a Bucarest. Ecco, secondo te, al di là poi del posizionamento così geografico di questi enti, noi che ruolo? Ecco, non tanto dal punto di vista della NATO in questo caso, ma un po' dell'architettura, ecco, europea, anche in tema poi di policy making. Riusciamo a essere incisivi, riusciamo. Questo è un tema un po' generale per l'Italia, non riguarda ovviamente soltanto la cyber. Dal punto di vista della risposta a quelle che sono state anche le indicazioni europee, noi siamo stati sempre molto veloci a cercare di attuarle. Probabilmente questa è un'esigenza che sentiamo anche noi, insomma, ci siamo resi conto e c'è stata sempre un'attuazione di quella che è la normativa europea sul settore. Ecco, dal punto di vista invece poi della presenza europea, quella sarebbe importante. Ma lì veramente è una questione di capacità dei governi, di strategie, di presenza, di nomine, di persone, in molte grandi aziende europee, in grandi agenzie, anche per quanto riguarda lo spazio. Gli italiani, per esempio, sono poco presenti anche in alcune agenzie della difesa, non siamo sempre presenti. Io l'ho visto un po' anche nella difesa, ho sempre parlato chiaro, quindi lo faccio anche adesso. A volte si scelgono le persone che andranno all'estero a rappresentarci non sulla base di quello che è veramente strategico per il paese, ma magari o perché va premiato qualcuno o perché qualcuno va allontanato. Ecco, se dimentichiamo un po' questo modo di fare italiano che gli altri non fanno e cominciamo a costruire delle filiere di competenze che debbono crescere e che debbono stare all'estero per aiutare il paese, potremmo veramente fare grandi cose, perché non ci manca veramente nulla per fare grandi cose, soltanto un po' più di, io lo dico, approccio serio a una strategia che ormai non può mai essere più soltanto nazionale in nessuno dei settori nei quali ci muoviamo. E quindi pensare solo a risolvere con un posizionamento estero delle problematiche che sono politiche italiane, pensare di dividersi i posti all'estero anche sulla base di un manuale Cencelli che ormai è diventato vecchio, si dice come il cucco, vabbè, non è carino dirlo in trasmissione, ma insomma quella è l'idea, significa perdere tante opportunità.
Ma anche su questo miglioriamo, dai. ma sì, anche perché magari 10 anni fa poteva anche avere, così tra virgolette, un senso, no? Mandare qualcuno a Bruxelles giusto perché insomma, era superfluo, ma poi ci siamo resi conto negli anni che Ma non era le così. cose sono cambiate da tanto tempo Eh sì. e credo proprio, insomma, che non possiamo più aspettare nel fare delle scelte strategiche sulla competenza delle persone, in qualsiasi parte, in qualsiasi istituzione. Perché poi la rappresentanza del paese, il paese è fatto anche, no, dagli uomini che lo rappresentano. Se oggi Ecco, Draghi, uomini e donne possiamo dire allora, uomini e donne, giusto? sì, certo, per me, io non faccio, quando uso uomini, per me indica Ma un sì, ma scherzo, naturalmente. genere umano. Abbiamo Insomma, dei simpatici dibattiti su sì, ho LinkedIn sul visto. tema, sì. Io farei un po' appello anche alla tua conoscenza, anche appunto dei dati relativi ad esempio al 2020, su quanti attacchi ci sono stati, quali sono stati i target principali, i target pubblici e privati e quali sono stati gli attori Guarda, di questi attacchi. da pochi giorni cioè, è stata pubblicata la relazione al Parlamento sulla situazione della sicurezza da parte del DIS, e nella relazione si denota che il numero di attacchi è aumentato nell'ultimo anno di un 20% rispetto all'anno precedente. Diciamo che c'è stato per quanto riguarda il target pubblico-privato, c'è stato un aumento degli attacchi al target pubblico, e la cosa che va notata e su cui bisogna lavorare è che c'è stato un grande aumento di attacchi cyber nei confronti delle amministrazioni locali. Ora, io ritengo che le amministrazioni locali siano il punto più debole del sistema, no? Però sono un punto importante, perché se pensiamo a quanti dati siano custoditi dalle amministrazioni locali rispetto a ogni cittadino, possiamo valutare quanto siano interessanti questi dati per chi poi li pesca a strascico, finiscono in un'area da cui poi vengono venduti e chissà quando usciranno fuori, perché a qualcuno sicuramente saranno molto utili. E quindi questo credo che ci debba far ragionare su come le amministrazioni locali, che per ora in nessun modo entrano in un perimetro cyber, mi sembra, siano invece da proteggere e come. E anche qui ci vuole un'azione importante, insomma, da qui deve nascere l'idea di qualche azione che sia proprio rivolta nei confronti delle amministrazioni locali, anche fondi a disposizione per potersi proteggere, perché lì la mancanza di fondi è importante, no? Su tutto quello che è la sicurezza, per esempio, le amministrazioni locali hanno, adesso estendendo un po' il concetto di sicurezza, sono sicuramente tra le amministrazioni che gestiscono il numero maggiore di telecamere. Ma poi queste telecamere, una volta che raccolgono dati, come vengono utilizzati questi dati? Sono le amministrazioni locali in grado di leggerli, in grado di archiviarli, in grado di poterli correlare l'uno con l'altro? Qui ritorna un argomento importante. La sicurezza è sempre fatta da un sistema. E ogni soggetto che sta nell'ambito del sistema della sicurezza deve essere in grado di lavorare con gli altri sistemi, mettendo tutto in rete, appunto, e soprattutto mettendo in rete le capacità di ognuno degli attori che operano nel mondo dei dati e nel mondo della rete, nel mondo cyber. Quindi attenzione alle amministrazioni locali. C'è stato un aumento di attacchi verso i ministeri titolari di funzioni critiche, un 2% in più rispetto al 2019. Tra i privati sono aumentati gli attacchi al settore bancario, un 4% in più rispetto al 2019. Ovviamente un grande aumento nel settore farmaceutico e sanitario. Molti dati nel settore sanitario sono stati anche rubati per avere un riscatto, perché in questo momento sono dati molto interessanti.
Poi ci sono tantissimi, dal punto di vista di chi siano gli attori, molto spesso è difficile comprenderlo, perché sappiamo che in un attacco cyber l'attribution è abbastanza complicata. Gli unici che invece si riescono le uniche attribuzioni facili sono quelle nei confronti degli attivisti, dell'attivism, perché loro dicono chi sono proprio perché vogliono rivendicare il fatto di aver compiuto un atto simbolico. E quindi questo lì si sa che c'è stato un aumento molto importante, l'abbiamo detto già prima, anche come attacchi nei confronti di chi ha gestito la pandemia in modo poco democratico, così dicono, insomma, o in modo di far avanzare regimi sempre meno democratici. Questi attacchi, questi ultimi appunto, no, dell'Anonymous di turno, che magari qualche Sì. anno fa avevano tanto impatto mediatico, però di fatto poi rispetto invece a quelli, appunto, agli attacchi organizzati da professionisti, in team con probabilmente decine o centinaia anche di risorse a supporto, di fatto hanno un peso serio, sì, sicuramente insomma disturbano. Beh, hanno un peso in termini di disinformazione, perché poi se noi vogliamo valutare l'effetto degli attacchi solo dal punto di vista economico, in questo caso non hanno un grande effetto immediato, no, su quella che è l'economia e la finanza del paese, ma hanno un grande effetto, possono averlo sul livello di democrazia del paese. Quindi non siamo abituati a dare un valore alla democrazia, ma io credo che sia il valore più alto che abbiamo, quindi mi preoccupano anche questi. Insomma, non c'è nessun attacco cyber che non Certo. ci dovrebbe preoccupare poi alla fine. Purtroppo è il mondo in cui viviamo che ci porta in queste condizioni. E li ritengo abbastanza pericolosi anche quelli, perché poi possono, da quella tipologia di messaggi, possono partire opera di disinformazione, le fake news che sono state, noi sappiamo che peso che hanno avuto anche sulla gestione del Covid e che peso che possono avere poi anche sulla possibilità di affrontare, no? È servita l'app Immuni a proposito di mondo cibernetico per controllare la diffusione della malattia? No, ma quanto è contato anche la disinformazione nei confronti dell'app Immuni? Che Certo. valore ha in termini anche di vite umane? Perché poi noi dobbiamo dare un valore a tutto. E insomma, anche l'activism può avere i suoi effetti e sono degli effetti malevoli. Quindi tu, se dovessi appunto disegnare una sorta di threat model, quindi di lista delle minacce, dei possibili attacchi, no, nei confronti di, ad esempio, del contact tracing, ci includeresti anche queste iniziative di disinformazione. Sì, io credo che la disinformazione sia uno che molto spesso avviene anche attraverso degli attacchi in qualche modo cibernetici che servono, no, sia uno strumento importante contro il quale lottare. Pericoloso. Indubbiamente, indubbiamente, ma peraltro noi come Otopen abbiamo un protocollo d'intesa con un nostro omologo, diciamo una NGO lituana, si chiama CRI, Civic Resilience Initiative, che è appunto in Lituania e lavora a stretto contatto con la NATO proprio sui temi della disinformazione, perché lì, come sai, insomma, sono anche molto Sì. esposti poi, no, alla pressione dalla Russia sostanzialmente, quindi insomma cercano di sviluppare una resilienza anche all'interno della cittadinanza, quindi in termini poi di consapevolezza. Sì, qualcuno che riesce a immettere nelle nostre reti informazioni che siano finte o che siano semplicemente deviate, insomma, in parte sembrano vere, ma hanno alcune parti che invece sono coperte, può condizionare e operare in questo modo,
per cambiare quelle che sono un po' le nostre menti, e quello più che è un attacco che arriva attraverso la rete, ma che tende poi a degli effetti di tipo politici. E questo è molto importante, sono degli attacchi che possono andare ad influenzare per esempio l'esito di un'elezione, e quindi arrivano veramente ad incidere sulla vita democratica di un paese. È chiaro che i paesi più vicini alla Russia e nella NATO, insomma, questo noi lo percepivamo continuamente, si sentono molto in pericolo. Noi il pericolo lo percepiamo di meno, però dobbiamo renderci conto che, come chiediamo agli altri paesi della NATO di comprendere che le minacce per noi sono delle minacce che vengono anche e soprattutto dal sud, dobbiamo riuscire a comprendere quanto loro percepiscano come reale una minaccia anche soltanto di disinformazione che venga dalla Russia o dalla Cina. In Italia abbiamo come eccellenza, o comunque come modello che funziona, no, nell'ambito della difesa cibernetica, appunto il mondo stesso della difesa. Esiste naturalmente un'architettura interna, esiste un nucleo di sicurezza cibernetica, esistono dei progetti che tu hai seguito e che hai anche... che hai continuato a seguire anche dopo la fine del tuo incarico, che segui tuttora. Puoi dirci sì. Qualcosa di questo, anche del tuo ruolo e come appunto questo ruolo ha permesso poi lo sviluppo e l'avanzamento di questi progetti e delle competenze. Guarda, intanto mi piace parlare di un progetto che sto cercando di riprendere con l'università in collaborazione col CINI, che era quello della Cyber Challenge, una gara tra ragazzi delle scuole per capire e per scegliere i migliori, quelli più capaci di difenderci da un attacco. Quando ero ministro, sono andata due volte alla premiazione di questi ragazzi delle scuole, e ho supportato l'iniziativa, come l'ha supportata anche il DIS, lo sta facendo anche adesso, partecipavano le università, anche quest'anno come università stiamo cercando di supportarla. Perché? Perché una mentalità cyber e soprattutto delle capacità di tipo cyber debbono essere sviluppate già da giovanissimi, con una particolare attenzione nei confronti delle donne, visto che oggi è ancora il 9 marzo, perché poi noi siamo abituati a parlare delle donne soltanto l'8 marzo, ne voglio parlare anche il 9 marzo. Ma anche tutti i giorni, io sono felice. Sto scherzando, sempre riferendoci alla ola. No, questo è uno di quei settori in cui le donne si cimentano di meno, a volte anche un po' colpa nostra, o perché viene visto come un mestiere maschile. Invece è bene fin da giovani far comprendere anche alle ragazze che non c'è nessuna differenza nella nostra mente e che invece possiamo dare un grande contributo al nostro paese. Ecco, l'attenzione della difesa e anche del DIS nei confronti di giovani è importante, perché c'è bisogno, la difesa è stata sempre molto attenta a difendere le reti, però c'è bisogno di competenze continuamente nuove. Noi dovremmo riempire la difesa di hacker, perché solo un hacker riesce a capire che cosa farà l'hacker e quale sarà la prossima mossa. Quindi si vince sulle competenze e sulle capacità, e non bisogna mai smettere di investire in questo. Infatti io dicevo, l'ho detto poco tempo fa in una intervista che mi hanno fatto, forse bisognerebbe anche cambiare un po' il modo in cui vengono assunti, no? Per esempio i militari. Un militare è una persona di solito molto ordinata, una persona che si deve inserire gerarchicamente in una struttura che è la massima gerarchia. Ecco, non sempre questo corrisponde esattamente con le caratteristiche di un hacker o di una mente abituata a lavorare in un certo modo. Credo che sia necessario guardare al futuro e capire anche che ci sono alcune persone che debbono essere assunte e immesse anche nel settore difesa soltanto per fare alcune cose,
e che debbono seguire soltanto quel percorso. Normalmente nella vita di un militare ci sono varie fasi, ci sono vari comandi da fare, ci sono varie attività, per cui diciamo a fine vita un comandante ha fatto tutto e veramente abbiamo tantissime persone molto capaci e che sanno fare tantissime cose. Ecco, in questo mondo invece ci vuole la specializzazione massima e quindi bisognerebbe un po' ripensare i ruoli con cui le persone lavorano nel settore. Anche qua forse ci vuole ancora un po' per fare delle innovazioni, ma insomma ce la possiamo fare Diciamo che anche in questo caso nel magari stai precorrendo molto i tempi, no? Come nel caso del 2%. Beh, Però però diciamo che nel periodo in cui c'ero io è stato varato un progetto che si chiamava C5ISR proprio per riorganizzare tutto il settore della difesa cyber, del mondo appunto della difesa, e da cui è nato poi un nuovo comando che si chiama Comando Operazione di Rete Core. Quindi non tutto è rimasto nella mia mente, ma alcune cose sono state realizzate e stanno andando avanti. E ne sono molto contenta. Ecco, l'importante è continuare a far crescere delle competenze che siano strategiche rispetto all'evoluzione di un settore. È un settore che cambia continuamente e bisogna essere molto dinamici per cogliere le sfide e anzi anticiparle, perché se le rincorri stai già in ritardo. Però devo dire che la difesa è un campione in questo senso, no? E quindi anche nel nucleo di sicurezza cibernetica. Le azioni che sono state svolte nel tempo dalla difesa sono azioni che vengono prese a modello dalle altre amministrazioni. Ma infatti, io ho avuto l'occasione poi in passato di lavorare come consulente al comando C4, no? Il comando Interforze, peraltro occupandomi appunto di temi legati alla sicurezza informatica, e devo dire che ho riscontrato un ambiente in cui la professionalità era molto molto alta. No, è così, è un po' dappertutto la professionalità è molto, molto alta, però ci sono alcuni settori in cui veramente bisogna essere sempre ai massimi livelli. Fare una piccola digressione su un tema che è stato all'ordine del giorno e che forse non tutti tra chi ci ascolta insomma, hanno saputo decifrare fino in fondo, cioè il tema dell'autorità delegata. Sappiamo che era un po' tra le richieste anche di Renzi alla fine del governo Conte 2. Quella appunto di all'ex Presidente del Consiglio di cedere questa autorità, quindi di renderla effettivamente delegata e di non tenerla su di sé. Ma cos'è, detto in parole povere, l'autorità delegata e perché ha avuto tanta importanza e soprattutto ecco, come si inserisce questa figura, che è una figura del governo, quindi non della difesa in senso stretto, nei rapporti poi col sistema, appunto col sistema, diciamo, legato all'ominio cibernetico. Quindi un po' ecco, l'intreccio tra il mondo dell'intelligence e il mondo invece appunto della difesa cibernetica. L'autorità delegata è prevista come una possibilità dalla legge 124 sull'intelligence e quindi diciamo quando l'ex presidente del Consiglio Conte ha aspettato a nominarla era pienamente in regola, non c'era motivo per dire che dovesse farlo necessariamente. È chiaro che un presidente del Consiglio ha talmente sotto di sé, soprattutto in un periodo di pandemia, ha talmente tante cose da gestire che il mondo dell'intelligence invece deve avere una propria indipendenza. È giusto che ci sia la strategia perché l'intelligence funzioni bene, è che il livello tra dipendenza e indipendenza rispetto al Presidente del Consiglio sia assicurato, cioè non ci vuole una eccessiva dipendenza. E quindi non voglio dire che ha fatto bene Renzi, perché non lo dirò mai, visto l'evolversi della situazione, però insomma mi è sembrato giusto che fosse data questa delega. Tra l'altro ero stata anche contenta della scelta
dell'ambasciatore Benassi per svolgere quel lavoro, l'ha svolto per pochissimo tempo, ma era sicuramente la persona adatta vicino a Conte, una persona di fiducia del Presidente del Consiglio e una persona molto capace e in grado di potersi occupare dell'intelligence. L'intelligence deve assolutamente occuparsi della minaccia cyber, lo abbiamo visto il posto che gli è stato dedicato anche nell'ambito della relazione al Parlamento. C'era un tema che si stava sviluppando, che era quello della creazione di un istituto, di una fondazione che si occupasse della cyber security. Io per tutte queste innovazioni, ovviamente si sarà capito, non sono contraria a nessuna innovazione, però credo che tutto debba essere fatto o cambiando la legge quando è necessario cambiarla, oppure innovando, insomma, dandosi un po' di tempo. Tutto ciò che cambia nella sicurezza in maniera troppo veloce e magari votato in una notte, mi preoccupa sempre perché le implicazioni e le interconnessioni sono talmente tante, che per esempio se noi andiamo a sviluppare una fondazione che si occupa di cyber security, che sia privata e che lavori con le imprese, qual è poi il rapporto quando l'intelligence è riservata dalla legge 124 al Sistema per la Sicurezza della Repubblica? Ci sono dei soggetti che sono deputati a svolgere attività di intelligence e ci sono invece altri soggetti che possono essere consulenti dell'intelligence, possono fare un'attività che poi diventi una delle fonti dell'intelligence, ma non dovrebbero fare intelligence. Allora, se bisogna innovare, si può innovare, però facciamolo in Parlamento e seguendo tutto un processo di revisione della legge 124. Tra l'altro, io credo che sia ora di rivedere la legge. Sono passati tanti anni, le minacce sono cambiate. Insomma, dal 2007 a oggi mi pare che insomma, la minaccia cyber sia diventata predominante rispetto a tutte le altre minacce ibride. Non sappiamo più come definirle perché sono tantissime. Va benissimo rivedere la 124, allora iniziamo e rifondiamo tutto dalle radici e poi piano piano arriviamo anche all'Istituto per la Sicurezza Cibernetica, la fondazione, non mi D'accordissimo, ricordo anche come perché poi c'è anche un tema di risorse economiche, no? Che forse Sì. poi ha fatto sì che poi diciamo la cosa così si spegnesse. Vabbè, ma se noi spegniamo una bella idea perché pensiamo di non avere risorse economiche, è un peccato. Certo, sono Io d'accordo. credo che le risorse economiche, quando un nuovo istituto sia necessario, debbano essere trovate. Però prima di occuparmi di trovare le risorse economiche, devo essere sicura di disegnarlo in modo che sia in linea con tutta quella che è il disegno totale della nostra architettura istituzionale. Ecco. E in questo ipotetico ridisegno appunto dell'architettura istituzionale, avremo anche un terzo soggetto, quindi il Parlamento, che esercita a sua volta delle funzioni, diciamo, di vigilanza attraverso il suo Diciamo che il comitato. terzo soggetto per me è sempre il Il primo. primo, giustissimo. Ultimamente non lo è, però. Hai ragione, giustissimo, il Parlamento sovrano, quindi appunto, come tutti sanno, appunto, il Parlamento ha una sua funzione anche nell'ambito, appunto, della sicurezza della Repubblica, e quindi all'atere, anzi, diciamo in modo anche abbastanza consistente sulla sicurezza cibernetica attraverso il suo comitato parlamentare, appunto, per la sicurezza della Repubblica. Visto che stiamo ipotizzando, ecco, un possibile aggiustamento dei ruoli, tu cosa faresti del comitato? Lo lasceresti com'è? Gli daresti più poteri, gli daresti meno poteri, meno prerogative? Scusa, forse la domanda è un po' delicata, ma poi. Parlando del Sì, Copasir, perché se era per un periodo, un sì, sì, sì del momento non ho Copasir, sentito, sì. del Copasir, ma io credo che il Copasir stia svolgendo il proprio ruolo. Chiaramente, essendo sempre e giustamente affidato a un membro dell'opposizione, è chiaro che tutte le attività molto spesso sembrano anche avere un fine politico, no?
Però dico che i controlli non sono mai abbastanza e quindi non dobbiamo aver paura di un controllo in più, anche se la finalità del controllo magari è di tipo politico-partitico, perché comunque una garanzia, i servizi sono una grande forza per la democrazia. Sappiamo bene che se usati male possono diventare un elemento invece di pericolo e quindi non mi preoccupano i controlli, anzi ben vengano. Devo dire che l'attività che è stata svolta quest'anno dal Copasir, che ho visto anche abbastanza intensa, tra l'altro Volpi era stato il mio sottosegretario, quindi insomma lo conosco bene. Non sempre ci sono andata d'accordo, ma devo dire che ha svolto una buona azione nel Copasir. Ho apprezzato quello che ha fatto, anche quando poi chiamava continuamente Conte, ma insomma, Giuseppe Conte essendo una persona seria, mi pare che insomma abbia funzionato il rapporto tra chi decide, tra il decisore e chi controlla. Ma Credo che questo sia un buon esempio. in questo caso però appunto siamo un po' in un'anomalia istituzionale perché il presidente del Copasir è rimasto Volpe, però la Lega non è più all'opposizione. Ecco, questo è qualcosa che non va bene. Però sai, adesso non voglio parlare di politica stasera, No, però ma infatti chiudiamo questa. faccio solo una battuta, No, no, per ma me va la Lega. benissimo, non so, non volevo chiaramente portarsi su terreni così un po'. No, voglio dire, la Lega è una battuta. In questo momento sta al governo o sta all'opposizione? Come al solito sta sia al governo che all'opposizione, quindi gioca su due tavoli. Bellissimo. E mi sembra insomma che abbia tutti il diritto di restare là. No, in realtà spetterebbe all'opposizione e quindi spero che le cose cambino. Anche se Bene, guarda. loro tra insomma, l'opposizione si è divisa in questo momento. Infatti. Io Beh, sono anche sempre per. per i percorsi regolari, ecco, se potendo, insomma, sarebbe meglio attenersi alle regole che ci siamo dati. È anche vero che forse è un momento ancora un po' particolare, come dire, però sì, sono d'accordo con te, sicuramente poi il sistema di equilibri va tenuto forse tanto più, ecco, diciamo, della norma quanto più la situazione tende a essere eccezionale, perché poi è lì che magari possibili tendenze eversive, insomma, trovano più spazio Ma in questo momento in cui comunque c'è stata già una forzatura, no? Perché abbiamo un altro governo che almeno in parte è tecnico, anche se c'è una presenza politica, quanto più ci riusciamo a non smontare tutte le regole della nostra democrazia, credo che sia un vantaggio per il paese, perché poi è vero che in situazione di emergenza, e la pandemia non è un'emergenza, ma è una vera crisi, quasi tutti gli stati applicano delle regole che sono uno stato di eccezione, in maniera differenziata, ma insomma si tratta di quello. Però, nei limiti di quello che è previsto dal codice, dalla Costituzione, dalle leggi. Quindi credo che sia necessario, finché non si cambiano le regole, bisogna rispettarle. Dopodiché, se è necessario cambiarle, c'è il Parlamento e le può cambiare. Ma insomma, non le cambierei con i fatti e basta. Sono d'accordo. Tornerei un po' su terreni un po' più solidi. Ci stiamo scivolando nel pericolo politico. No, ma io lo dico per te, nel senso che per noi non c'è nessun problema, però chiaramente non voglio trascinarti in nessuna No, non faccio discussione. grandi resistenze. Sì, infatti, l'ho dato. Peccato che appunto il tempo che ci siamo dati è insomma, limitato, ma perché ci sono tantissimi altri temi che mi sarebbe piaciuto trattare con te, in particolare ad esempio il tema del Golden Power, che è forse anche una questione forse un po' tecnica, che però è essenziale per la difesa degli asset nazionali, in particolare degli asset informativi, ma di tutti gli asset. Vogliamo. Così, insomma, riassumere, lo so che ti chiedo un miracolo, insomma, riassumere una materia così complessa in Sì, pochi minuti. effettivamente, quanto abbiamo ancora?
No, per me è tutto il tempo che vuoi, però non voglio abusare. No, Abbiamo no, almeno va 15 bene. minuti, però se vuoi possiamo andare. No, no, va bene, cercherò di essere molto veloce. Anche questo è stato un tema che abbiamo ripreso durante il governo Conte 1. La normativa che tutela gli interessi strategici del paese, quindi i poteri speciali che il governo può esercitare per difendere le proprie aziende, i propri interessi, è una normativa del 2012. Si tratta appunto del decreto legge 21 del 2012 che regola la Golden Power, in particolare si applica nei settori della difesa e sicurezza e in tutti gli altri settori importanti come l'energia, i trasporti, le comunicazioni. Che cosa è successo nel 2019? Che è stata introdotta con un decreto legge, il decreto legge 22, una normativa che introduce l'esercizio della Golden Power anche per quanto riguarda le reti di telecomunicazione, le reti elettroniche a banda larga con la tecnologia 5G. Sappiamo bene quanto il tema del 5G e quindi di tutte le interconnessioni e dei pericoli geopolitici, i rapporti con la Cina, il pericolo di una intromissione pesante, della Cina che viene vista ancora come, un nemico, e probabilmente lo è, in un certo senso, sicuramente dal punto di vista economico è un grande competitor, ma anche una grande opportunità. Insomma, l'equilibrio è molto difficile, no? In questo cambio di relazioni. E quindi questa è stata una tutela introdotta in questo settore e nell'ambito di questa normativa c'è stata poi un'altra norma, la 105, sempre del 2019, che estende l'ambito della Golden Power alle previsioni di un regolamento dell'Unione Europea in materia di controllo degli investimenti diretti esteri anche provenienti dall'Unione Europea e quindi non solo dai paesi est nell'Unione, cioè investimenti diretti esteri nell'Unione Europea e stabilisce questo stesso decreto anche la necessità di creare un perimetro di sicurezza nazionale cibernetico, cioè un perimetro che sia fatto appunto da aziende, attività e interessi che debbono essere prima di tutto selezionati e poi debbono essere individuati e poi debbono seguire tutta una serie di regole che serviranno per la protezione cibernetica. Questo perimetro doveva essere poi reso implementato, diciamo, quindi reso attivo attraverso una serie di decreti. Erano previsti quattro decreti, ne sono stati emanati due. E il secondo, in realtà, diciamo, è in discussione. Si spera, insomma, che arrivi presto a definizione. È stato presentato. Allora, il primo decreto, riguardava i criteri di individuazione di tutti i soggetti pubblici e dei soggetti, privati che sono inclusi in questa cintura di sicurezza cibernetica. Qui vale il discorso che facevo prima. Quanti soggetti, quanto estendiamo, quanto andiamo in profondità? Ecco, diciamo con. Sono stati poi selezionati 100 soggetti. Questi 100 soggetti, la lista è segreta, insomma, qualcuno credo che potremmo individuarlo anche senza particolare sforzo, però sono un centinaio, quindi non li sappiamo tutti. E adesso questi 100 soggetti privati dovranno fare alcune cose per mettersi in sicurezza. E una di queste cose da fare, per esempio, è essere in grado di riuscire in un tempo molto breve a dichiarare quali sono stati gli incidenti che si sono verificati, che debbono essere immediatamente comunicati. Si Non parlava di sempre un'ora, le no? aziende, sì, Almeno. non sempre le aziende che vengono attaccate, vogliono dichiarare di essere state attaccate, anzi, qualche volta
nel caso, non mi ricordo se era Yahoo, è avvenuto dopo anni, si è saputo che c'era Sì. stato un attacco e che tutti erano stati, insomma, adesso dagli anni siamo passati forse ai mesi, però per un'azienda dire che ha subito un attacco hacker significa dire al cliente io non sono stato in grado di proteggere quei dati, quindi questa già è una cosa molto pesante Sì. anche dal In punto di Italia anche vista qualche banca di dell'immagine. recente è capitato, qualcuna delle grandi banche nazionali, ma ne fa se non è Beh, diciamo successo. che è un atteggiamento comune, insomma, anche Sì, giustificabile comprensibile. e comprensibile, però la normativa europea prima e adesso anche la normativa italiana ci dice che bisogna essere molto veloci nel comunicarlo, perché comunicarlo è un elemento di difesa. Ogni volta che si crea un punto di attacco, da quel punto di attacco, diciamo, chiamiamolo virus, così comprendiamo. In realtà non sempre è un virus, ma si può trasmettere con Sì. tutti quelli che sono entrati in contatto con quel Assolutamente. soggetto, no? Come adesso per seguire il Covid abbiamo cominciato a Sì. dire chi hai visto, dove vi siete incontrati, quante persone c'erano. L'esempio è, insomma, io non sono un tecnico, quindi parlo in maniera semplice, però rende l'idea. Se non si fa velocemente, l'attacco si propaga e a volte è un attacco silente che magari potrebbe portare effetti dopo tanto tempo, dati Quindi esfiltrati. è una sorta, se vogliamo così parlare in termini economici, di esternalità negativa, no? Che l'attacco Sì. comporta. Io vengo attaccato, non lo dico, però di fatto sto danneggiando un po' tutto il sistema che mi sta intorno. Quindi Sì, e immagino soprattutto un sia. sistema fatto anche, no, di alleati, di fornitori, di clienti, insomma di gente che ci paga o che paghiamo per continuare a collaborare insieme. Uno degli elementi importanti di un'azienda, del business, è la fiducia. E nel momento in cui un attacco non dichiarato, forse è peggio che dichiararlo, no? Perché se lo dichiaro che non sono stato capace dal punto di vista tecnico di attrezzarmi. Se non lo dichiaro, per di più sono stato anche infedele nei confronti dei miei clienti e nei confronti dei miei fornitori, quindi la vedo come una cosa ancora più seria. Fatto sta che adesso la normativa costringe ad adeguarsi rispetto a questo. Che sta succedendo? Sta succedendo che questi 100 soggetti individuati avranno un'ora quindi per notificare al XSIRT, che sta per Computer Security Incident Response Team, che si trova presso il DIS, per dichiarare quello che succede. Ci sono state, diciamo, il DPCM numero 2 è stato approvato dalla Commissione alla Camera e al Senato in Commissione Difesa. Le osservazioni che sono state fatte dal relatore in Commissione Difesa, che era il senatore Ortis dei 5 Stelle, che adesso non è più 5 Stelle, ma insomma è lui che le ha fatte, e poi sempre da Rossini, senatore 5 Stelle alla Camera, andavano comunque nella direzione che è stata indicata dalle aziende, cioè valuta il governo come supportare le aziende anche dal punto di vista o finanziario o dal punto di vista, per esempio, di prevedere delle misure di defiscalizzazione degli oneri, insomma, un aiuto alle imprese per adeguarsi. Quindi sono dei rilievi che raccolgono delle preoccupazioni delle aziende, perché la cyber security, come tutto quello che riguarda la sicurezza, ha un costo. Il costo della sicurezza è un costo che le aziende di solito sono disponibilissime a supportare e sopportare soltanto dopo essere state attaccate. È come quando in casa, dopo che arrivano i ladri, tu cambi, metti la serratura o l'allarme. Che costa tantissimo e che fino ad allora non si è voluto fare, ma ormai è tardi. Adesso le aziende sono obbligate e però chiedono di fatto al governo un aiuto, soprattutto in questo momento. E
la preoccupazione da parte anche delle aziende è anche sulle tempistiche. Le tempistiche per Di adeguamento, diciamo, sì. l'adeguamento, Questo lo diceva sì, anche perché l'amico avvocato Stefano Mele, no? Appunto, 24, sì, 24 si mesi, parlava dei 24 mesi, esatto, insomma, sono sono pochi. pochi. Sono pochi e quindi insomma adesso bisogna vedere se le prossime commissioni che saranno affari costituzionali e trasporto, che anche devono esaminare il provvedimento, manderanno avanti il provvedimento così, insomma, veramente con pochi cambiamenti. E per il resto ci sarà poi un terzo DPCM, un quarto, il terzo dovrà definire le categorie per cui è necessario effettuare una notifica al Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale. Quello presso il MISE, giusto per chiarire. Sì, che è stato creato presso il MISE, appunto. E il quarto dovrà elencare i criteri per accreditare i laboratori che dovranno fare queste verifiche. Quindi, diciamo, siamo a un buon punto della costruzione del perimetro, però. Ce la faremo? Non ce la faremo? Adesso dipende da quanto il governo riesca ad essere efficiente fino alla fine. Adesso, se permetti, Sì, infatti vorrei volevo chiedertelo, mostrare sì. una slide. Una Io ho slide. preparato le slide, però sono stata brava, hai visto, ho parlato senza. Spero di non aver aiutato nessuno. Vediamo se riesco a condividere lo schermo. Ok. Eccolo, sì. Si Si vede? vede, sì. Adesso vediamo se riesco anche ad ampliarla. Ecco, questa è una foto che mi ha dato un amico, dove si vede una tecnologia cinese di ZTE, nella stazione radiobase LTE di TIM in Puglia. E la domanda che avevo scritto sopra, insomma, è se il perimetro di difesa cibernetica non sia già stato superato, no? Nel senso che noi adesso ci difendiamo da adesso in poi, ma nel passato che cosa è stato fatto? Cioè, ci sono state delle scelte anche delle aziende di telecomunicazioni, dal settore telefonico, per cui sono state già utilizzate delle apparecchiature cinesi, utilizzate a questo livello, a livello di stazione radiobase. È chiaramente, che ho fatto, sono andata indietro, è chiaramente difficile poi perimetrare tecnicamente e difendere. Quindi anche se qui parliamo di una tecnologia 4G, però insomma l'equipaggiamento viene sempre dallo stesso paese e il pericolo è sempre lo stesso. Quindi insomma volevo dire che è veramente molto difficile, ed è difficile anche obbligare le aziende a fare delle scelte commerciali che a volte non sono le più convenienti, ma sono sicuramente le più convenienti dal punto di vista, economico, cioè si tende a fare delle scelte economicamente convenienti, perché fare quelle invece convenienti dal punto di vista della sicurezza non sempre paga e non sempre dà una ricaduta immediata. Dovremmo arrivare ad avere un approccio di security by design, insomma, nel momento in cui disegniamo la rete, in cui pensiamo un'architettura, dovremmo già ragionare soltanto in termini di sicurezza, insieme a tutte le altre dimensioni, chiaramente. Non sto dicendo che non bisogna pensare alla dimensione commerciale. Se la sicurezza la pensiamo dall'inizio e se diventa un approccio che noi seguiamo sempre, allora sarà tutto molto più semplice. Quindi quello che vorrei dire è che il cambiamento normativo, anche il cambiamento di governance, il cambiamento organizzativo è relativamente facile, no? Basta un presidente del Consiglio che dia un'indicazione, dei partiti che tutti insieme esprimano la volontà di fare le cose e ci si riesce. Insomma, nel 2019 abbiamo fatto tanto. Il cambiamento culturale, il cambiamento di approccio è qualcosa di molto più difficile e per questo, insomma, anche grazie a voi per l'attività che fate, perché credo che sia importante da questo punto di vista.
com'è importante l'attività di tutti quelli che studiano, che fanno convegni, di Stefano Meli, adesso che l'hai citato, o di tutte le persone che cercano di diffondere una cultura di difesa cibernetica che è essenziale ai giorni di oggi. Io volevo, se hai ancora un minuto di tempo, chiudere con una considerazione. Abbiamo oggi, insomma, da pochi giorni, un nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid, che è un uomo, un generale dell'esercito, quindi una figura che viene dai ranghi della difesa, che è sicuramente un'attestazione molto forte di stima, no? Nei confronti appunto delle competenze e delle persone che vivono appunto, delle persone che compongono il mondo della difesa, l'esercito in particolare. Quindi come vedi questo cambiamento? Senza ovviamente voler diminuire o voler fare da parte mia almeno considerazioni sull'operato di alcuni, però sicuramente avere appunto un generale dell'esercito è quantomeno un segno, no, di stima, di attestazione, di Ma guarda, io lo vivo come il segno di un cambio di fase. Oggi è cambiato anche le necessità rispetto alla gestione e alla lotta contro il virus. In questo momento noi abbiamo l'obiettivo di riuscire a vaccinare le persone prima che le varianti si diffondano. E quindi è veramente una corsa contro il tempo. I militari hanno una capacità di comando e controllo eccezionale perché fa parte no, di una delle caratteristiche principali per chi fa questo mestiere. E quindi io non penso che sia stata veramente la scelta migliore in questo momento. D'altra parte, il COI, il Comando Operativo di Vertice Interforze, è già stato coinvolto da tanto tempo con il comandante, il generale Portolano. Gestiscono lab a Pratica di Mare dove arrivano tutti i vaccini tranne Pfizer, mi sembra, perché Pfizer fa la consegna direttamente, mettono a disposizione, mi pare che ci siano circa 1.700 uomini tra medici e infermieri, quindi l'attività che sta facendo la difesa è enorme, mettono a disposizione aerei, mezzi militari. Io parlavo spesso di dual use delle competenze della difesa, anche lì sono stata attaccatissima su questo tema, mi pare che non debba dire niente per dimostrare che nella fase massima della crisi la difesa, purtroppo facendo cose anche che non doveva fare, perché sicuramente mi è dispiaciuto vedere i militari consegnare i banchi, quella era una cosa che non avrei voluto fare, soltanto d'immagine, e non credo che sia giusta perché i militari sono dei professionisti, sono addestrati, costano tantissimo e non deve essere sprecato il loro apporto, però nei momenti in cui il paese ha bisogno di forza, abbiamo questa forza in più. Non lo stiamo facendo solo noi, lo stanno facendo un po' dappertutto. Quando c'è una crisi e c'è un'emergenza, è necessario avere capacità di comando e ci deve essere capacità di risposta. Non si può stare in un'organizzazione in cui non si capisce chi è il capo, chi deve fare, ci vuole velocità e reazione. Quindi, insomma, meglio dell'apparato militare non c'è. Ovviamente poi ci sono tutti quelli che si preoccupano e dicono stiamo diventando un paese militarizzato, non è assolutamente vero. Anzi, insomma, noi abbiamo i militari sono dei cittadini come noi, che hanno queste caratteristiche e in alcuni momenti le mettono a disposizione del mondo civile per fare in modo, insomma, che poi alla fine, quando si vive una crisi come questa, che veramente è stata la crisi più grande che abbiamo vissuto, noi siamo fortunati, non abbiamo vissuto nessuna guerra, ma per noi è come se fosse stata una guerra, e anche se le guerre sono molto peggio di tutto questo, però si ragiona per affrontare le grandi crisi come si ragiona per affrontare una guerra, anche la terminologia spesso cambia, no? E per questo servono delle capacità. I militari le hanno, le mettono a disposizione del paese e dopo tutto, siccome noi paghiamo le tasse, con le nostre tasse vengono pagati anche i militari, non vedo perché, quando non sono impegnati in quelle che sono le attività principali della difesa del paese, non debbano essere messi a sistema con tutti gli altri. E quindi, però deve funzionare il sistema. Ecco, se vogliamo chiudere
con una frase che io ritengo che sia un elemento essenziale nella sicurezza, la collaborazione tra tutti gli attori e tutti gli elementi di un sistema civile, militare, imprese, università, associazioni. Quando tutti quanti collaborano per il raggiungimento dello stesso scopo, allora si può arrivare, non dico alla sicurezza assoluta perché non esiste, ma a un grado di sicurezza più alto. Beh, bene, io insomma mi piacerebbe poter continuare, ma non voglio assolutamente abusare della tua disponibilità e della tua cortesia. Ringrazio per essere stata con noi stasera. Tra l'altro, visto che siccome questa live è in streaming non soltanto sulla nostra pagina di Utopia, ma anche sulla tua, hai avuto tantissime reazioni, ma come sempre sono molto positive. E, quindi. Insomma, è chiaro che ci sono tante persone che seguono con interesse, con attenzione, sia questi temi, sia anche il tuo lavoro. Beh, sì, spero di sì. Li saluto, ma approfitto, io non sto guardando la mia pagina Facebook. Ti ringrazio, è stato molto interessante e piacevole confrontarci e credo, insomma, che, insomma, a parte l'orario, questi temi, che forse per qualcuno è un po' difficile a quest'ora, questi temi trattati così possano essere molto utili. Quindi complimenti per il vostro lavoro. grazie mille anche della disponibilità e della competenza. Buona serata. Buona serata, ciao, grazie.